stiamo parlando con? Giancarlo Cazzaniga, sono direttore creativo di Pubicrest, un'agenzia di Monza che è attiva dal 1977, quindi stiamo per sfiorare i 40 anni di attività. Allora, in una ricorrenza così importante come possono essere i 40 anni di attività, direi che lei può tracciare sicuramente un efficace quadro di quello che è il viaggio del messaggio. Noi abbiamo pensato che un messaggio deve essere efficace e arrivare al cliente, ma anche al consumatore finale, ma sicuramente ha delle fasi cruciali al suo interno, all'interno del lavoro d'agenzia. Assolutamente. Secondo me bisogna anche tener conto con quale cliente stiamo parlando. Il territorio in cui noi lavoriamo è un territorio di provincia, fatto magari di assolute aziende primarie nel mondo per la produzione che loro fanno, ma sicuramente anche con difficoltà nel comunicare, o comunque che hanno incominciato tardissimo a comunicare. Quindi il primo ostacolo o il primo errore è quello di cercare di far esprimere dal cliente il concetto di che cosa vuole comunicare, e non sempre questo succede in questo tipo di aziende, no? Non saperlo. Esatto. Quindi il lavoro oscuro di chi ha il contatto col cliente in quel caso è proprio cercare di fargli dire quello che veramente vuol dire e che è il plus ovviamente della comunicazione. Scovare il loro bisogno. Quindi un viaggio del messaggio parte in realtà dall'ascolto? Parte dall'ascolto, siamo molto indagativi perché il cliente magari tende anche a nascondere, no? Dice le cose belle e non dice le cose brutte, come dire, no? Certo. Che in comunicazione sappiamo vengono anche mascherate, però su tutto non si può stendere un velo, come dire. Quindi il suo stile di comunicazione, lei in questi 40 anni diciamo ha pensato a un suo stile di comunicazione, sa quali sono gli errori che non si devono fare? Allora, noi arriviamo normalmente in campagne che sono campagne di tipo tecnico, no? Quindi per prodotti tecnici non di largo consumo, come dire. Quindi B2B. In un B2B. Arriviamo a essere essenziali molte volte, quindi un messaggio molto chiaro, molto diretto, senza giri di parole, in altre molto creative. Vi faccio un esempio. È appena stata premiata dal Sole 24 Ore una campagna per un cliente che fa un prodotto meccanico che si chiama Martinetto, che serve ad alzare e ad abbassare. Siccome il brief tendeva a esplicitare qual era la capacità di un prodotto del genere, e la capacità si esprime in tonnellate, per esempio, di peso che questo prodotto può alzare, abbiamo fatto una cosa molto simpatica. Abbiamo detto a una bimba di 7 anni di dirci qual era la cosa che più lei vedeva rispetto a un tonnellaggio che gli veniva dato, e di disegnarcela. Lei ha disegnato un dinosauro, no? Che più o meno aveva le stesse cose. Noi abbiamo preso quel disegno, l'abbiamo messo in campagna e abbiamo detto che il martinetto poteva alzare quel tipo di peso e così via, con un payoff che diceva lo sanno anche i bambini, no? Quindi il metodo è stato molto creativo e, come detto, premiato dal Sole 24 Ore Confindustria per la creatività su un tema molto difficile. Quindi insomma un messaggio che deve arrivare l'effetto sorpresa. Sì, in molti casi sì. Diciamo che ecco, questa forse è la nostra prerogativa di agenzia, cioè quella con prodotto molto difficile riuscire comunque a esprimere abbastanza creatività. E questo è il talento di chi sa fare il proprio lavoro. Questo, insomma. La ringrazio. La ringrazio. Va bene, grazie a lei.